Gli agenti del Corpo Forestale Regionale stamattina hanno eseguito, su mandato dalla Procura della Repubblica di Cagliari, una serie di perquisizioni domiciliari delle strutture nella disponibilità di diversi soggetti sospettati di aver compiuto o fiancheggiato l'attentato incendiario in mezzo alle strutture dell'Ispettorato del Corpo Forestale di Iglesias e della base navale Sant'Antioco, compiuto la notte del 21 gennaio 2021. Un atto incendiario che portò alla distruzione di due fuoristrada e di un gommone. Un atto intimidatorio che suscitò un'unanime condanna da parte delle istituzioni locali e regionali. Alle perquisizioni hanno preso parte 90 agenti forestali provenienti dagli ispettorati di Iglesias, Cagliari, Oristano, Lanusei e dalla Direzione Generale del Corpo. Durante le operazioni sono stati notificati gli avvisi di garanzia firmati dal GIP del Tribunale di Cagliari a 5 indagati collegati al mondo della pesca abusiva.